Buonasera a tutti e bentornati in questo appuntamento con l'informazione locale di TG Parmense in collaborazione con RTA Videotaro, in questa giornata di sabato 29 luglio 2023. Nella serata di venerdì 28 luglio, il soccorso alpino è stato attivato dai carabinieri di Borgo Val di Taro per un signore 85enne, originario del Ravennate e in villeggiatura a Costa Belvedere di Bedonia, che ieri sera non aveva fatto rientro nella propria abitazione dopo una passeggiata. Sul luogo è giunta una squadra di tecnici del soccorso alpino e un'unità cinofila del SAER, che dopo aver parlato con i familiari dell'uomo ha iniziato le ricerche. L'uomo, che soffre di demenza senile, fortunatamente è stato ritrovato poco dopo in un'attività della zona dove lavorava da giovane. È stato in seguito accompagnato all'ambulanza per una visita di controllo, ma è risultato incolume e illeso. E una donna è stata scippata nella giornata di ieri a pochi passi dal comune di Fornovo. Vediamo tutti i dettagli. Brutta avventura nella giornata di ieri per una donna di Fornovo che stava rientrando in casa. All'interno dell'androne di casa, mentre stava aspettando l'ascensore, è stata aggredita alle spalle da una donna che si è infilata dentro casa, probabilmente avendola già controllata e verificata in precedenza, e le ha strappato con violenza un braccialetto d'oro che portava al polso. Il luogo in cui è avvenuto questo è un palazzo proprio nel centro del paese, lungo la strada nazionale, a pochi passi dal comune. Subito dopo la donna che ha fatto il furto è scappata in strada dove una complice la stava aspettando su un'auto grigia, probabilmente una Mercedes. Non sono servite a nulla le urla della donna per chiamare aiuto. L'azione è stata così repentina che nemmeno i titolari e gestori della pizzeria a fianco dell'androne in cui la donna è stata scippata sono riusciti a intervenire in tempo. In pochissimi secondi tutto è avvenuto. L'azione è stata così rapida e repentina che i malviventi, le malviventi, sono riusciti a darsi rapidamente alla fuga. Rapido anche l'intervento dei carabinieri che in pochi minuti sono arrivati sul posto per iniziare a raccogliere le testimonianze e cercare di portare avanti le indagini. E tutto questo solo per rubare un braccialetto d'oro, con il rischio anche di mettere a rischio la vita o l'incolumità della persona a cui il braccialetto è stato scippato. Fortemente turbata, la vittima derrata è stata consolata sia dai carabinieri che dalle persone presenti che le hanno mostrato massima solidarietà. Solidarietà che dimostriamo anche noi nella speranza che le due delinquenti vengano al più presto assicurate alla giustizia. I carabinieri di Colorno hanno denunciato tre soggetti del Mantovano per violazione di domicilio. L'indagine è stata avviata dopo una querela contro ignoti da parte di un residente, il quale aveva ricevuto un allarme dal sistema di protezione elettronico della casa. Le telecamere hanno catturato tre individui che, approfittando dell'assenza del proprietario, avevano scavalcato il cancello entrando in giardino. Tuttavia, dopo alcuni giri, avevano desistito dal tentare di entrare nell'abitazione e si erano allontanati su un'auto scura. L'analisi delle immagini delle telecamere private e pubbliche ha permesso di identificare l'auto utilizzata per la fuga, e i carabinieri hanno intercettato suddetta auto con i tre soggetti a bordo, scoprendo che uno di loro era il locatario della casa, entrato di nascosto senza il consenso del proprietario. I tre soggetti hanno giustificato il loro ingresso come un sopralluogo per futuri lavori di ristrutturazione, tuttavia non sapevano che il locatario aveva installato un sistema di sicurezza e allarme. La legge non giustifica però l'accesso non autorizzato a un immobile dato in locazione a terzi, pertanto i responsabili sono stati denunciati per violazione di domicilio. È inaugurato il primo ponte restaurato che da Bedonia porta a Santa Maria. Ce ne parla il presidente della provincia, Andrea Massari. Oggi è una giornata importante, inaugurazione del primo ponte restaurato che da Bedonia porta a Santa Maria. I prossimi passi quali saranno? Su questo tratto abbiamo una priorità che è sistemare tre ponti simili a questo e l'obiettivo principale della provincia, degli uffici, è quello di aumentare il livello di sicurezza e di servizio. Come si può vedere in questo primo intervento, nel quale abbiamo sperimentato anche alcune tecniche di lavorazione, la carreggiata è stata allargata, sono state rinforzate le solette e costruite le barriere. Barriere, come si può vedere, importanti, che aumentano la sicurezza di chi transita su queste infrastrutture. Qui è stato sperimentato e sono state messe a punto un paio di tecniche. Una è quella di non chiudere il ponte, perché lo sa chi ci vive, Creato chiudere disagi. avrebbe forse reso più semplice fare il cantiere, forse un po' più veloce, ma avrebbe creato un disagio incontenibile, un disagio enorme, e quindi è stata adottata una tecnica, grazie anche alla disponibilità dei progettisti,
della direzione lavori e delle maestranze che hanno permesso di fare tutte le attività senza mai chiudere il ponte. E secondo, è stata utilizzata una tecnica che, conservando dei ponti che sono ancora sani, è stato possibile allargarne la carreggiata e quindi costruire anche barriere molto resistenti rispetto agli urti e alle possibili cadute. Il prossimo ponte quale sarà? Seguiamo l'iter, ne abbiamo uno che purtroppo per un evento nefasto è ancora sotto sequestro, interveniamo sul secondo e poi interverremo sul terzo. Grazie. Nel contesto di una lettera indirizzata al prefetto della provincia di Parma, numerosi sindaci di diversi comuni della provincia hanno espresso gravi preoccupazioni riguardo alla gestione dei minori stranieri non accompagnati, anche detti MSNA, presenti sul territorio. Il crescente flusso spontaneo di tali minorenni stranieri non accompagnati, soprattutto di origine tunisina, marocchina e algerina, avrebbe suscitato preoccupazioni riguardo alle condotte devianti di alcuni di questi ragazzi. La situazione, iniziata a peggiorare verso la fine del 2022, ha portato al rintracciamento di circa 80 MSNA sul territorio comunale di Parma. Diverse condotte ai margini della criminalità di tali soggetti, come risse, furti, aggressioni fisiche e verbali, hanno spesso comportato molteplici interventi delle forze dell'ordine, molteplici volte al giorno, e ciò ha portato alcune comunità educative persino a rifiutare l'accoglienza degli MSNA, rendendo difficile per i servizi comunali trovare strutture idonee per coloro che intendono invece perseguire i propri obiettivi di vita in rispetto della legge. I sindaci auspicano quindi l'individuazione di luoghi di accoglienza separati per gli MSNA, oltre a un intervento di coordinamento da parte della prefettura per una distribuzione più adeguata sul territorio. E come vuole la tradizione, il preludio della 39esima fiera di Fornovo è un concerto bandistico, con la chiusura che avverrà il primo martedì di agosto. Concerto d'armonia e valtaro di venerdì sera 28 luglio nel sagrato della Pieve Romanica di Fornovo, composto dalle bande musicali di Fornovo e Borgotaro, diretto dal maestro Francesco Zarba, insieme alla corsa dei mat e alla torta fritta e salume a cura del gruppo Alpini, è stato il preludio della 39esima edizione della Fiera di Fornovo, iniziata oggi. 4 giorni di fitte iniziative per tutti i gusti. Terminerà, come vuole la tradizione, il primo martedì caldo di agosto. Francesca Leoni, TG Parmense. Questa sera a Varsi, seconda festa del volontariato, con musica fino a tarda serata e buon cibo. Saremo presenti anche noi di RTA Vidotaro per una diretta. E il dottor Gianluca Spadoni ci parla a Bardi del suo corso sulla leadership e sul come coinvolgere le persone in ambito professionale. Siamo qui in Castello a Bardi con il dottor Gianluca Spadoni, che ha appena realizzato un corso su, ce lo facciamo dire direttamente da lui. Sulla leadership, sull'intelligenza emotiva, su come coinvolgere le persone nel proprio team lavorativo. E in realtà abbiamo fatto un'esperienza bellissima, perché essere in un luogo così suggestivo aiuta tutti quanti a pensare a lungo termine. Una delle grandi sfide che abbiamo nella vita è che tutti quanti pensiamo a fine settimana, a fine mese. A volte non abbiamo obiettivi, quando ce li abbiamo con scadenze ravvicinate. Essere in un luogo che ti testimonia che se costruisci bene le cose rimangono per millenni, ci dà il significato che il nostro lavoro non si ferma a quello che facciamo. Cosa vi ha lasciato questo corso? Parto dalla mia sinistra. Ok. Allora, sicuramente questo corso intelligenza emotiva ha lasciato un sacco di consapevolezza innanzitutto su noi stessi, e farlo in un luogo così speciale ha aumentato sicuramente le emozioni che abbiamo provato, e poi sul focalizzarci anche sul come gli altri provano le emozioni e su guidarli nei loro stati d'animo per raggiungere poi il successo. Il fatto di vivere tutto questo all'interno di un castello comunque che ha una storia dietro ci permette di capire che quando tu costruisci
Anche se all'inizio magari non hai dei risultati, il fatto di avere pazienza, tenacia, poi ti porterà a costruire qualcosa di grande. Allora, questo corso intanto dico che per la situazione dell'attività in cui mi trovo è stato al 100% illuminante, dalle competenze che mi ha dato a tutto quello che è la gestione delle risorse umane, è stato veramente utile e penso che farlo in un luogo del genere con una storia di un certo tipo abbia amplificato le emozioni che io personalmente ho provato, ma come penso d'altronde tutti gli altri partecipanti a questo gruppo, ed è stato molto, molto interessante personalmente poter scoprire anche quella che è la storia di questo paese, la storia di chi ha vissuto in questo castello e consiglio personalmente a tutti di chi ha la possibilità di vivere un'esperienza del genere, sia per quanto riguarda il corso, sia per quanto riguarda la visita in un luogo del genere. Abbiamo ricorrenti eventi di aziende, poi ecco abbiamo questa 3 giorni del dottor Spadoni, diventerà una tappa fissa nel castello anche per il team del dottor Spadoni, quindi noi siamo più che onorati di ospitare queste situazioni. La storia millenaria di questo luogo penso che sia stata plasmata da tante menti, tante mani, ecco, e è un dovere portarla avanti, ecco, e prepararla e darla anche a disposizione per le nuove generazioni, le aziende, tutti quelli che vogliono, ecco, beneficiare di questo luogo per trasmettere dei segni importanti. Domani sera si terrà l'evento denominato Armonia Floreale al Castello di Compiano, in cui saremo presenti anche noi di RTA per una diretta. Ricordo infine che domani andrà in diretta anche la messa della domenica del seminario vescovile di Bedonia alle ore 10. E termina qui il presente telegiornale, ma non cambiate canale, perché dopo la pubblicità andrà in onda il nostro secondo TG, dedicato a eventi, cultura, sport e curiosità. Prima di chiudere, ricordo che RTA Videotaro è in cerca di sostenitori. Se siete quindi titolari di un'azienda, un negozio o liberi professionisti che operano nella nostra zona e siete interessati a supportarci, vi invito a contattarmi al numero 346-592-4857 o alla mail in sovraimpressione. Detto questo, ci ritroveremo di nuovo con voi dopo la pubblicità. Da moda impronte, calzature, abbigliamento uomo, donna, bambino ritornano i prezzi pazzi a Fornovo dal 21 luglio, con sconti dal 50 all'80%. Tantissime marche come Liugeot, Pepe Jeans, Vans, Levi's, Anthony Morato, Pyrex e Converse vi aspettano in negozio. Cosa puoi trovare al Molino Market? Il banco ortofrutta, quello dei salumi, formaggi, gastronomia, pane fresco, carne, poi l'edicola, le bombole GPL, anche per i camper, prodotti ecologici per la casa e le persone. Siamo aperti tutti i giorni, compresa la domenica. Chiuso il giovedì pomeriggio. Vieni a trovarci a Varano Melegari, via Provinciale 121. Chiusa Formaggi, con sede a Fontevivo, spedizioni in tutta Italia e all'estero. Lunedì siamo al mercato di Borgotaro, consulta il sito per sapere gli altri giorni. Chiusa Formaggi, da più di 50 anni il meglio con passione. Chiavi dimenticate? Cattani Serrature. Casa, ufficio, negozio e automobili. Apri porte 24 ore su 24. Blocchi, malfunzionamenti e cambi di serratura. Tempestività? Cattani. Anche riparazioni di tapparelle. Volete iniziare bene la stagione estiva? Ecco alcune idee di Baudassi. I prezzi sono sempre più bassi. Lettino leggero, pieghevole ad euro 29,50. Gazebo 3x3, strutture in acciaio con antivento euro 149. Trattorino Alpina ad euro. Ascoltate bene, 1990, è inutile dire, non ci sono avversari, Baudassi, prezzi sempre più bassi a Borgo Val di Taro. Parte della carne si trova a Varano de' Melegari, dove potrai trovare tutti i prodotti tipici di carne fresca, pronti da cucinare e anche già cotti, anche di cavallo. Arte della carne, cortesia, qualità e tante specialità. Essere Lube significa fare solo azioni concrete, come abbassare i prezzi e i tassi di interesse. Vi aspettiamo nei nostri 600 store di cucine Lube e Creo. Entrate per credere. Le nuove cucine Lube 2023 le trovate esposte da Arredamenti Bertani. Approfittate della detrazione fiscale del 50% per gli acquisti dei vostri arredi ed elettrodomestici. Ora noleggi a Fornovo Taro, automezzi da trasporto, attrezzatura da giardino e tanto altro. Ora noleggi. La mia osteria è il luogo giusto per una serata in compagnia. A San Martino, Sinzano, di Collecchio. Gruppo Pimitti, oltre 60 anni di attività al servizio di privati ed enti pubblici.
un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Opimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Opimitti, un gruppo che opera nell'ambiente per l'ambiente. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgo Taro in via Coridoni 38. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pellet e legna. AB Global Service a Madregolo di Collecchio. Vasta gamma di servizi, dalla manutenzione del verde, asfaltatura, manutenzioni stradali, servizio di pronto intervento, movimento terra, demolizioni, lavori edili, sgombero neve e lavori agricoli. Elettromeccanica Walfer, alle Mignano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Elettrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50, vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via Nazionale 127. Vuoi pubblicizzare la tua attività sul canale televisivo e sul web? Chiama Giorgio al 349-8844-132 oppure Giovanni al 389-5970-243. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale, con il telegiornale dedicato ad arte, sport, cultura e curiosità. Prima di proseguire con queste notizie, andiamo a vedere il programma di RTA Video Taro per questa serata. Dopo il telegiornale ci sarà il programma L'Alpino. Alle 21 la terza pagina. Alle 22.30 la replica del presente TG. Successivamente, alle 23, Balla che ti passa. E a mezzanotte, in chiusura della serata, Rivediamoli. E adesso proseguiamo con le notizie. Si è conclusa ieri sera, giovedì 27 luglio, la prima edizione del torneo di calcio tennis Alza Mela che Rovescio a Borgo Taro, organizzata da Lorenzo Brancolini con la collaborazione di Aula Studio, il comune di Borgo Taro e il Bar Firenze. Abbiamo intervistato Lorenzo Brancolini, che nell'evento era anche rappresentante di Bar Firenze. Lorenzo Brancolini, tu hai organizzato questo torneo che mi sembra veramente molto interessante. La prima volta per Borgo Taro? No, non è la prima volta, perché questo torneo in questa piazza nasce nel 2017 da un'idea di Andrea Devoti, che è un mio amico. E per i primi 3 anni si è fatto qui al Firenze, appunto. Poi è stato interrotto per un anno durante il Covid nel 2020 ed è stato fatto per i successivi due, nel 2021-2022, alle piscine di Borgo Taro. Quest'anno Andrea andava in vacanza e non riusciva a organizzarlo, così i ragazzi, io ho sempre fatto il torneo durante gli anni, i ragazzi mi hanno chiesto di provare a organizzarlo e l'ho rimesso su qui davanti a Firenze, perché credo sia comunque bello come certo. Posto, come location, certo. E sta venendo abbastanza bene, 32 squadre. Quindi la piazza sta rispondendo, sì, come immaginavi. Contenti. E senti, per quanto riguarda questa tipologia di sport, in cosa consiste? In due parole? Ma praticamente in due parole calcio-tennis, quindi è tennis coi piedi, possiamo dire. Possiamo definirla così. Ci sono due giocatori per parte e bisogna cercare di far punto nell'altro campo. Le regole sono abbastanza semplici da imparare, non è assolutamente difficile. Dopo qualche minuto che si guarda, si è già imparato. Quindi non servono particolari capacità, diciamo, per poter praticare questo sport? È chiaro che devi essere abbastanza capace a giocare a calcio coi piedi, comunque se uno è completamente negato fa fatica, però non vuol dire, insomma, possono giocarci tutti. Perfetto, quindi questo torneo quando terminerà? Terminerà domani, abbiamo fatto i primi 3 giorni con le fasi di gironi, erano 32 squadre, quindi 8 gironi da 4 squadre, e abbiamo spalmato le partite in 3 giorni e adesso domani ci saranno le fasi finali, dagli ottavi alla finale, insomma susseguirsi di partite dalle 18.30 in poi. Ok, grazie Lorenzo, io ti ho interrotto nel bel mezzo di un panino, buon appetito. Perfetto. Non me l'aspettavo, è stata una bella sorpresa. Ciao. A Berceto, il prossimo 3 agosto, nei giardini del comune si terrà un incontro tra architettura e filosofia. Vediamo di cosa si tratta. Franco, mi parli di questo evento che si terrà a Berceto?
Il 3 agosto alle ore 17.30, appunto a Berceto, nei giardini del comune, ci sarà un incontro fra filosofia e architettura, proprio perché a Berceto ogni anno teniamo un workshop di ingegneria e architettura a livello internazionale. Per metà quest'anno saranno francesi dell'associazione Rempart e metà sono delle università italiane. Abbiamo invitato appunto per questi incontri che io organizzo ad alto livello Riccardo Manzotti, docente allo IULM e professore al MIT di Boston. Il discorso verterà, diciamo, la conferenza e al rapporto appunto con l'architettura, e ci saranno altri due architetti, Claudio Bernardi dello studio Guido Canali di Parma, uno studio a livello europeo, ed Emma Scolari di Casal Pusterlengo, designer anche, oltre che architetto. La cosa verterà appunto il titolo, fuori di testa, costruire lo spazio della nostra vita, perché il difficile, coi percorsi e i labirinti che abbiamo nella testa, il difficile è costruire lo spazio della nostra vita. E questo è un po' anche nella teoria di Riccardo Manzotti, appunto, che noi siamo mondo, non abbiamo prettamente questo dualismo fra interiorità ed esteriorità, ma è tutta una trasmissione fra l'interno e l'esterno, per cui noi siamo mondo e dobbiamo anche uscire dai labirinti della nostra testa. Adesso parliamo dell'undicesima edizione del Rally Mari e Monti Chiavari-Bedonia, dedicata alle macchine e moto d'epoca. Torna il Rally Mari e Monti Chiavari-Bedonia, le veterane. Arrivata la undicesima edizione, la gara è organizzata dal Tigullio Motor Club con il patrocinio dei comuni di Chiavari e di Bedonia. Una manifestazione per auto e moto d'epoca precedenti al 1965, intitolata per il quarto anno in memoria di Pino Giacomini, titolare di Giada Auto, nonché fondatore e presidente onorario del Tigullio Motor Club. Il programma di gara di domani, domenica 30 luglio, inizierà alle 7.30 del mattino. La novità di quest'anno sarà la presenza di auto e moto elettriche della Giada Auto a fare da apripista. Si procederà con la convalida delle iscrizioni e la verifica dei mezzi in piazza Matteotti a Chiavari. Alle ore 9 è prevista la partenza della gara individuale, intervallata da partenze ogni 30 secondi. L'arrivo a Bedonia è stimato attorno alle ore 12.30 con il benvenuto del comitato. Dopo una pausa a pranzo, ristoro, alle ore 15.30 è prevista la premiazione ed i saluti finali. Gli studenti dell'Istituto Zappafermi di Bedonia hanno prodotto una canzone inedita che ha come tema salvare il nostro pianeta. Questa è una canzone per l'ambiente. Ora mai più, salviamo noi. Salviamo il nostro pianeta ora o mai più. È il titolo della canzone inedita prodotta dagli studenti dell'Istituto Zappafermi di Bedonia. Un inno alla sostenibilità che nasce dalla volontà degli alunni di estendere una tematica di particolare attualità oltre ai confini delle nostre valli. Una canzone che rappresenta un grido di allarme per il pianeta che ci ospita e che abbiamo il dovere di preservare per noi e per le generazioni future. L'idea di comporre una canzone e un video pubblicato sulla pagina YouTube dell'Istituto è frutto di progetti collaterali affrontati dagli alunni durante l'anno in varie occasioni, le cui tematiche principali erano incentrate sulla sostenibilità, sull'economia circolare, sugli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, iniziative come la giornata ecologica oppure i diversi progetti Ecolab relativo alla costituzione di aziende ecologiche, piuttosto che il progetto We for Future in collaborazione con il consorzio RLG e Montagne 2000 riguardante la raccolta ed il riciclo di rifiuti elettronici. Insomma, un anno formativo anche per progetti non strettamente correlati al programma didattico che hanno aiutato gli studenti a riflettere e prendere posizione su temi di assoluta attualità, con lo stimolo di proporre soluzioni valide, inclusive ed eque per promuovere uno sviluppo sostenibile. Il video della canzone è stato girato all'interno delle aule dell'istituto e sono i ragazzi stessi i protagonisti,
alternandosi nel canto delle varie strofe. Prima di chiudere, ricordo che questa sera a Varsi, alla seconda festa del volontariato, saremo presenti anche noi di RTA Vidotaro per una diretta, così come al Castello di Compiano nella giornata di domani per l'evento Armonia Floreale. Ricordo inoltre che domani andrà in diretta anche la messa della domenica del Seminario Vescovile di Bedonia, alle ore 10. E per questa sera l'edizione del telegiornale si conclude qui. Non mancate di seguirci anche su Facebook, alle pagine di TG Parmense e di RTA Vidotaro, e sui nostri canali YouTube. Per guardare in diretta il telegiornale, vi ricordo di sintonizzarvi ogni sera alle ore 19 sul canale 89, oppure in diretta streaming sul nostro profilo di Twitch. Vi ringrazio per averci seguito. Qui Lorenzo Rosselli e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.